Ciao a tutti, è difficile commentare dopo una sconfitta, però insomma io sono sempre abituato a vedere il bicchiere mezzo pieno, perciò insomma come il primo anno di B1, primo anno di Coppa, io sono molto contento di essere apposta. Se poi teniamo conto anche che si è fatto male il nostro pezzo da 90 all'opposto Mascherò, insomma vedo che nonostante abbiamo potuto giocare tre centrali, insomma abbiamo lottato almeno l'ultimo settore che questo speriamo sia di buon auspicio per il proseguo del campionato. E abbiamo incontrato il Sabaudia in semifinale, sapevamo che era una squadra tosta e il risultato del 3-0 non rispetta proprio la differenza, perché loro hanno avuto un problema col palleggiatore che si è andato male e soprattutto anche col libero che ha potuto giocare con una frattura. E la partita di oggi abbiamo perso 3-0, ripeto, io sono contento anche del risultato ottenuto. Adesso facciamo in bocca al lupo al nostro opposto Mascherò, speriamo che si riprenda presto, perché poi sabato prossimo in campionato dobbiamo affrontare una squadra tosta che è quella che ci ha battuto nel girone di andata, e che ci servono questi tre punti per mantenere la vetta di punti da classifica, perché siamo più due sul finale. Faccio in bocca al lupo a tutta la mia squadra, a tutto il mio staff che ha lavorato benissimo, e faccio in bocca faccio un augurio di buona Pasqua agli spettatori e ai giocatori.